Salve a tutti voi. Oggi faremo una bellissima bilancia. Ovviamente ci serviranno i piatti. Questo. Giustamente che sarà così. Questo impedirebbe di distruggere la bilancia. E poi c'è la nostra carissima base. Ok ragazzi, adesso con la super precisione qui faremo un buco per fissarci questo bel ragazzone. Ok, adesso facciamo le nostre bellissime diagonali per il nostro bellissimo buco. E una. Due. Tenete. E adesso si parte con Mister Trapano. Il buco me l'ha fatto mio padre, questo qua. Quello là. È simpatico. Buco in tutte e due le parti. Adesso c'è Mister Vite per darci un aiuto a fissare qui. La stai svitando così, Jacopo? La stai svitando? Stiamo imitando questa bella vite. Bene. Babbo Vitatore! Eccolo. Ok, Mister Vitatore ci ha dato una mano. Forza bruta del babbo. Mister Bruta. Stiamo riprendendo. Ecco. Voilà, tenerla di roba. Ok. Qui si è avvitato. Che poi servirà a metterci qua. Questo qua sopra. E poi farebbe così. Ma prima di metterci questo ci dobbiamo mettere questo. Ok. Facciamo qui. E da questa parte anche. Un attimino. Voilà. Ok. Adesso qui faremo
Il centro è la parte più difficile. Prendiamo la precisione. E il babbo, eh? Ops. Non ho fatto tutto. Un attimo. Babbo. Sì. Un attimo, babbo, qua. E la Peppa. Vabbè. Cioè, sei una bomba. Sei troppo, perché deve essere libero. Ecco qua. Ecco, è tipo qui un orologietto, ma noi vogliamo che faccia così. Allora, qui che cosa ci dobbiamo mettere a sto punto? Questo cosino qui, in maniera tale che abbiamo una sicurezza. Sì, infatti, o se no farebbe boh. Ecco qua. Come vi ho spiegato all'inizio. Attenzione ragazzi, se, perché il martello è molto pericoloso, potete rischiarvi di rompervi qualche dito. Adesso prepariamo i piatti. Allora, poi questi sono, servono per fare i buchi dove ci andrebbe lo spago. Ok, eccolo, il mister spago. Ciao. I buchi di Fabio. Oh yeah, è un pochino pericoloso a quanto vedo. A posto di far babbo. Tenevo, che roba. Sono delle forbici iper mega ultra puntite. Beh, carta. Oh yeah. Che figata. Vai. Libera. Qui. Oddio, è caduta quella. Tanto è venuta male. La mia. Vabbè. Tanto faceva schifo. Ecco qua. E fine. Ok, adesso prendiamo i fili di Mr. Spago. E così preciso. Più lungo, così. Mm. E san. Ne dovremmo fare il 6. Mm-hmm. Quindi altro filo. Ne abbiamo fatti due.
poi 3 e così eccetera fino a 6. Sono riuscito a fare il 9. Ah, bravo, ha fatto così. Bene. Io invece l'ho fatto con quest'altro sistema, capito? Ma tu l'hai fatto con questo sistema, con quello sotto. Ah, interessante. Ah, dicevamo, a cosa serve tagliaerba? Questo qui adesso noi non l'abbiamo proprio legato, perché tirandolo un po' là vanno in equilibrio i due piatti, capito? Ecco qua. Vediamo se... Allora, per esempio, facciamo dei pesetti. Proviamo... Allora, scegliamo un'unità di misura nostra. Chiodi. Dadini. Piccoli dadi, piccoli dadini, eh? No, così sono tutti. Ecco qua. Mettiamo. Ecco qua. Ah, ma questo è grande però. Hai preso l'unico, l'unico strano. Allora, devono essere uguali, qua. Vai? Perfetto. No. Non sono uguali, vedi, pesa di più? Mettiamoci questo allora. No. Ecco qua. No. No. Ah, adesso sì. Sì. Sembrano uguali? No, non sono uguali. Allora, mettiamoci questo ragazzaccio. Io la peppa no. Questo qui. Boom. Là ci vuole più roba di là, eh. E qua? Mettiamoci tutti questi ragazzacci. Troppi. Un po' di meno. Un altro? Eccolo lì. No. È un po' startarello. Ci siamo quasi, via. Eh? Ah, perfetto, ti è. Sono quasi uguali. Mettiamoci un chiodino qui. Non fa la differenza. Boom. Ta-da. E dai però, io ti voglio. Dai. E qui si vede che cosa serve col fermo, eh? Se non ci fosse questo fermo. Ciao! Addio lavoro a tutto questo. Ok.